Un DVD e un film promossi dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale per non dimenticare. Il sorriso della patria, l'esodo giuliano-dalmata nei cinegiornali del tempo è il titolo del DVD presentato a Palazzo Lascaris e distribuito gratuitamente alle scuole superiori piemontesi in occasione del Giorno del Ricordo. Realizzato dagli storici Enrico Miletto e Riccardo Marchis e dalla regista Giulia Musso, propone una raccolta di cinegiornali, documentari e immagini di repertorio provenienti in parte dagli archivi dell'Istituto Luce e testimonianze di esuli, schede storiche e foto del tempo. Il lavoro si compone di due parti, un DVD che ripercorre la storia del confine orientale d'Italia e, poiché questo è un lavoro che ha un grande fine didattico per rivolto soprattutto agli studenti e alle scuole, accanto al DVD abbiamo pensato di dotare insegnanti e studenti di un percorso multimediale didattico che in un certo senso riprende e ripercorra i mutamenti della frontiera orientale, al fascismo di confine, alle foibe, all'esodo declinato e all'arrivo declinato nelle parole chiave dell'accoglienza, dell'inserimento e della discriminazione degli esuli, con particolare riferimento al territorio piemontese. Giorno di ricordo per ricordare la tragedia delle foibe, dell'esodo, e diciamo che per ricordare, noi non abbiamo bisogno di ricordare, vorremmo che questo ricordo nostro rimanga anche un ricordo, una memoria anche per, diciamo, le future, futuri cittadini. Delusione grande qui a Torino che le scuole non aderiscono per niente. Sempre per il Giorno del Ricordo è stato proiettato al Cinema Massimo di Torino Cuori senza frontiere. Il film, realizzato da Luigi Zampa nel 1950 con Raff Vallone e Gina Lollobrigida, racconta le vicende della popolazione di un paesino al confine con la Jugoslavia, che deve operare una scelta difficile perché è diviso in due dalla Commissione Internazionale dei Territori.